Come si gioca a Keyforge? Quali saranno le dinamiche che muoveranno questo GCC ideato da Richard Garfield? E sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dalla mente visionaria e geniale del creatore di Magic, nel 2018 ha fatto il suo debutto nel mercato dei giochi di carte Keyforge, il primo ed unico al momento unique deck game al mondo. E sarà proprio in questo contenuto che vi ospiterò qui sul Crogiolo per scoprire assieme quali saranno le dinamiche del primo gioco di mazzi unici al mondo in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Il campo da gioco per Keyforge vedrà una linea di battaglia dove i servitori, inclusi nel vostro mazzo, potranno essere schierati, una zona dedicata agli artefatti, 5 spazi riservati rispettivamente al deck, alla pila degli scarti, agli archivi, alla creatura token di riferimento se sarà presente la suddetta meccanica nel mazzo e alla carta identità dell'arconte, che fungerà anche come zona di destinazione per le ambre presenti nella propria riserva personale, un'area dedicata alle tre chiavi ed infine una designata alla carta alta e bassa marea, utile se si adopererà un unico che ne potrà sfruttare le dinamiche. Per iniziare una partita vi serviranno un mazzo unico composto da esattamente 36 unità, una carta identità dell'arconte che nella parte dorsale riporterà la lista di ogni elemento contenuto nel deck, 3 chiavi di colore rispettivamente rosso, blu e giallo, rivolte con la parte dorsale, quella non colorata per intenderci, verso l'alto, un segnavincoli, vedremo fra poco a cosa servirà, ed infine la riserva comune, un'area al di fuori del campo da gioco, facilmente raggiungibile, dove saranno presenti a disposizione di entrambi i forgiatori tutti i segnalini necessari per intraprendere al meglio un match. Se non sarete in possesso di questi ultimi, potrete utilizzare degli oggetti di fortuna come monete o altro per ovviare al problema. Una volta sistemato il tutto sul terreno, si deciderà quale dei due giocatori inizierà per primo in modo casuale. Potrete utilizzare un dado per lo scopo. Deciso ciò, andrete a mescolare il deck. Una volta svolta questa procedura, chi darà inizio al match andrà a pescare 7 carte dalla cima del mazzo per formare la propria mano iniziale, mentre il secondo giocatore ne pescherà 6. In ogni caso, se le carte che avrete in vostro possesso non vi soddisferanno, potrete optare per un mulligan. In caso dovesse accadere, andrete a mescolare la mano nel mazzo andando poi a pescarne una nuova contenente però una carta in meno. Non ci sarà alcun limite di carte che potrete avere in vostro possesso. Infine, il match avrà inizio. Ok, Arconte, ed ora che ho pescato le mie prime carte dal mazzo, scopriamo assieme come leggerle. Ogni carta in Keyforge riporterà, per i servitori, la propria casa di appartenenza, il nome della carta, la sua tipologia, la presenza di eventuali icone bonus che in altri mazzi di set specifici potranno essere presenti in altre varianti, i tratti appartenenti alla creatura, il box di testo che riporterà l'effetto della carta, un ulteriore testo che menzionerà qualche spaccato di vita vissuta sul crogiolo, la potenza offensiva del servitore con il suo valore rispettivo di armatura e l'artista, l'icona del set di appartenenza con il rispettivo numero rappresentativo, la rarità ed il nome dell'arconte, i quali panni vestirete durante le partite. Le carte azione presenteranno esattamente tutto quello che ci sarà in comune con le carte servitore, ad eccezion fatta per la mancanza dei tratti distintivi e dei valori offensivi e difensivi. Le carte artefatto presenteranno esattamente tutto quello che ci sarà in comune con le carte azione e servitore, con l'unica differenza che il nome e la tipologia saranno posti sulla parte alta della carta. Le carte miglioria presenteranno esattamente tutto quello che ci sarà in comune con le carte azione, servitore ed artefatto e la carta Arconte, che raffigurerà le tre case presenti nell'unico, il suo nome e l'immagine che ne ritrarrà l'aspetto con rispettivo codice colore,
con riportata sul retro la lista del mazzo che, oltre per l'appunto, alla lista di ogni singola carta contenuta nell'unico, con rispettiva fazione di appartenenza e icona che ne indicherà la tipologia, riporterà il codice sia alfanumerico che QR che servirà per registrare il mazzo sull'apposita applicazione. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete trovare nel mazzo, saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. Le carte creatura rappresenteranno uno degli elementi più importanti del mazzo e potranno essere impiegati, come meglio si crederà, giocandoli dalla mano o direttamente utilizzandoli dalla linea di battaglia per combattere, raccogliere o attivarne eventuali abilità. Lo vedremo fra poco. I servitori, inoltre, una volta giocati, resteranno in campo fino a che non verranno distrutti durante una battaglia o per l'effetto di una carta. Ogni carta appartenente a questa tipologia, salvo casi contrari, entrerà in gioco esaurita. Le carte azione avranno un ruolo fondamentale per impedire mosse cruciali a favore di chi vi giocherà contro ed allo stesso tempo per facilitarvi in situazioni difficili. Una volta utilizzate, il forgiatore di turno ne risolverà l'abilità della parola chiave gioco, per quel che potrà, per poi andarle a porre nella pila degli scarti subito dopo che l'effetto si sarà risolto. Gli artefatti, come per i servitori, entreranno in campo esauriti, ed una volta giocati, rimarranno nella loro zona dedicata fino a che non verranno distrutti per l'effetto di una carta. Andrà da sé quindi che potranno essere utilizzati all'occorrenza turno dopo turno per agevolarvi durante un match o per insidiare le strategie avversarie. Come per le creature, voglio ripeterlo, ogni carta appartenente a questa tipologia, salvo casi contrari, entrerà in gioco esaurita. Le migliorie andranno a modificare le statistiche offensive o difensive o addirittura gli effetti, fornendo dei bonus o dei malus alla creatura alla quale la stessa miglioria verrà assegnata. Se non ci saranno servitori sul terreno di gioco, queste tipologie di carte non potranno essere giocate. Ok Arconte, un secondo. Hai parlato di carte che entreranno in gioco esaurite. Cosa vuol dire? E come potrò giocare gli elementi che avrò in mano? Il sistema di evocazione in Keyforge, a differenza di altri TCG, non richiederà alcun mezzo dal quale attingere risorse per poter giocare una qualsiasi carta dalla propria mano. Se ad esempio vorrete giocare una Lady Maxina e subito dopo un campione Anafiel, sarete liberi di farlo senza preoccuparvi di spendere alcun tipo di energia immagazzinata o cose simili. Stessa cosa accadrà per gli artefatti, mentre per le azioni e le migliorie, queste ultime, come detto, dovranno rispettivamente essere utilizzate e poste nella pila degli scarti ed assegnate a servitori presenti fisicamente sul campo di battaglia. Come già anticipato, una volta che avrete giocato un servitore o un artefatto dalla mano, questi ultimi entreranno in gioco esauriti. Non potranno quindi svolgere alcun tipo di azione, salvo casi eccezionali, ma potranno comunque attivare i loro effetti, anche se appena scesi sul campo di battaglia, se possiederanno quel che si chiamerà effetto persistente, ovvero una capacità costante che influenzerà uno specifico periodo di tempo all'interno di un turno, come ad esempio le carte Stregone Cacciatore o Caverna Dente Zanna. Non ci sarà alcun limite di servitori o artefatti che potranno essere presenti in gioco. Ci saranno due stati nel quale le carte creatura ed artefatto potranno trovarsi durante una partita, pronte ed esaurite. Quando dovrete esaurire una carta pronta, vi basterà ruotarla di 90 gradi. Ok, quindi niente energia, mana o cose simili da dover spendere. Sembra fantastico. Ed ora? Scopriamo assieme le varie fasi di un turno. La prima fase di un turno vi permetterà di forgiare una chiave. Per farlo dovrete spendere ambre dalla vostra riserva personale spostandole di seguito in quella comune. Quindi andrete a voltare una chiave a scelta tra le tre a vostra disposizione con la parte colorata rivolta verso l'alto, indicando all'avversario che quella stessa chiave è stata appena forgiata. Si potrà forgiare solo ed unicamente una chiave in questo passo. Il primo forgiatore salterà in automatico questa fase. Il costo di base per riuscire a forgiare una chiave sarà di 6 ambre.
Alcune carte, con i loro effetti, comunque, andranno a modificare tale costo. In tal caso, procederete nel verificare se avrete o meno sufficienti ambre nella vostra riserva. Se non possiederete risorse per soddisfare la creazione di una chiave, passerete diretti alla seconda fase. Il secondo passo vi permetterà di scegliere una casa tra le tre presenti nel mazzo. Ogni unico avrà tre casate scelte casualmente tra le 11 attualmente presenti in gioco. Durante questo step deciderete attraverso la selezione della fazione quale delle tre risulterà, fino alla fine del turno, essere la casa attiva. Notate bene, un forgiatore non potrà nominare una casa che non apparterrà al trittico del proprio unico, salvo casi particolari. Dopodiché potrete scegliere di riprendere in mano l'intero archivio. Questa zona della plancia di gioco vedrà riposte in essa delle carte che potrebbero tornare utili per strategie future, in attesa che, nel momento giusto, si vadano ad incastrare sinergie di gioco favorevoli per portarsi in largo vantaggio ai danni dell'avversario. Per inserire delle carte all'interno di questo spazio sarà necessario l'utilizzo di effetti che ne consentiranno il procedimento. Ogni carta nell'archivio sarà posta con la parte frontale rivolta verso il basso e sarà concesso solo al proprietario dell'archivio stesso visionarne il contenuto. Una volta scelta quindi la casa attiva e ripreso eventualmente in mano l'archivio, potrete procedere al terzo passo. In questa fase potrete giocare, scartare ed utilizzare carte appartenenti unicamente alla casa che avrete scelto dalla mano o direttamente sul terreno di gioco. Potrete svolgere qualsiasi di queste operazioni, quante volte vorrete, in qualsiasi ordine vorrete. Sarà da notare che non potrete giocare, scartare o utilizzare in alcun modo altre carte di qualsiasi tipologia, dalla mano o sul campo di gioco, appartenenti ad una casa diversa da quella selezionata, se non diversamente specificato. Ok Arconte, ma come farò a capire che la carta che dovrò giocare apparterrà proprio alla fazione che ho deciso nel secondo passo? In alto a sinistra, su ogni carta presente nel gioco, verrà riportato lo stemma della casa che vi interesserà utilizzare durante lo svolgimento del turno, e grazie ad esso saprete perfettamente quali elementi potrete giocare, utilizzare e scartare durante questa fase. Ci sarà comunque un'eccezione da tenere a mente. Il forgiatore che inizierà per primo e darà inizio al match non potrà giocare o scartare più di una carta in suo possesso, salvo casi eccezionali. Ma vediamo nel dettaglio cosa si intende quando si parla di giocare, scartare ed utilizzare una carta. Per giocare una carta si intenderà letteralmente impiegare dalla mano un qualsiasi numero di elementi che apparterranno alla casa attiva. Come già detto, potrà capitare che una carta presenterà su di essa alcune icone bonus. Tali icone saranno la prima cosa che si risolverà dopo che la carta sarà stata giocata dalla mano e in caso di presenza multipla verranno innescate partendo da quella posta più in alto a quella collocata più in basso. Poi, se sarà presente, toccherà all'abilità gioco essere attivata. Ogni qualvolta una creatura entrerà in campo, ad eccezion fatta per la prima, che sarà considerata sia al centro che sul fianco della linea di battaglia, essa verrà posta sempre su un fianco, destro o sinistro che si vorrà, salvo casi eccezionali. Quando un servitore presente in campo verrà distrutto, andrà a creare un vuoto, che dovrà essere riempito facendo slittare ogni servitore fino a che il gap non verrà chiuso. Per scartare una carta vi basterà semplicemente spostare un elemento appartenente alla casa attiva dalla mano nella pila degli scarti. Questo processo vi consentirà di liberare degli slot utili a velocizzare la vostra strategia di gioco e o semplicemente liberarvi di carte che vi avrebbero ostacolato o che più semplicemente avrebbero rallentato la dinamica delle vostre giocate future. Per l'utilizzo di una carta, invece, vi basterà, per gli artefatti, esaurirli ed innescarne di seguito l'effetto che di solito verrà rappresentato dalle parole chiave azione o omni. Per quest'ultimo caso, se presente su una carta, esso vi autorizzerà ad utilizzare l'effetto anche se questo apparterrà ad una fazione diversa dalla casa attiva. Le creature, invece, potranno essere utilizzate per svolgere diverse azioni.
Raccogliendo ogni servitore vi permetterà di ottenere un'ambra da collocare dalla riserva comune nella vostra riserva personale. Se presenti, quindi, tutti gli effetti raccolto verranno innescati immediatamente dopo aver svolto questa azione. Combattendo si andranno a far scontrare i vari mostri presenti sul campo di battaglia. Per decretare i vincitori di uno scontro si prenderanno in considerazione i valori di forza dei singoli servitori. Se sarà presente dell'armatura, essa preverrà danni pari al numero riportato sull'apposita icona e ciò che non sarà stato prevenuto verrà direttamente inflitto alla creatura, segnalando i punti ferita attraverso dei token. Quando la somma dei valori riportati sui segnalini sarà pari o superiore alla potenza del servitore, quest'ultimo verrà distrutto e posto nella pila degli scarti. Sarà da notare che durante il combattimento il danno tra le creature verrà inflitto simultaneamente, salvo casi specifici. Anche qui, se presenti, tutti gli effetti combattimento verranno innescati immediatamente dopo aver svolto questa azione e solo se la creatura sarà sopravvissuta alla battaglia. In caso di effetti pre-combattimento, invece, questa abilità verrà innescata prima dello scontro. Attivando un effetto dovuto dalle parole chiave azione o omni, invece, il procedimento sarà simile a quello descritto poco fa per gli artefatti. Di solito l'abilità omni decreterà la fine del ciclo vitale di una carta. In tal caso, una volta innescato e risolto l'effetto, quest'ultima verrà presa e posta nella pila degli scarti. Sia per gli artefatti che per le creature, una volta utilizzati, se essi avranno sia un'abilità azione che omni, solo una tra loro potrà essere innescata. Ci saranno nel gioco anche delle regole particolari, ovvero quelle di risolvere il più possibile dell'effetto di una carta e di farlo nell'ordine stabilito dal testo. Quindi, se la prima parte di un'abilità non vedrà un innesco, ma la seconda sì, potrete tranquillamente attivarne gli effetti. Per assurdo potrete anche giocare carte a vuoto, solo per beneficiare delle icone bonus. Altre regole fondamentali saranno quella d'oro, che darà precedenza al testo presente su una carta se esso andrà contro il regolamento, e la regola del 6, che vi permetterà di giocare e o utilizzare una singola carta o copie di esse solo 6 volte durante un turno. Detto ciò, potrete procedere alla quarta fase. Nel quarto passo andrete a ripristinare ogni servitore o artefatto presente in gioco. Dopodiché, attraverso il quinto ed ultimo step, andrete a pescare carte fino a che la vostra mano non avrà un numero pari a 6 elementi, vincoli permettendo. I vincoli rappresenteranno un malus che avrete accumulato durante il match e potrete contrarli in diversi modi, come ad esempio attraverso l'effetto di una carta o semplicemente alzando la marea a vostro favore attraverso l'innesco della sua abilità Omni. Ogni volta che ne otterrete uno o più di uno, essi dovranno essere annotati sull'apposita scheda chiamata Segna Vincoli. Quando vi ritroverete quindi a dover riempire la mano di carte nel quinto passo, andrete a pescare carte in meno pari al numero indicato sulla parte destra del segnavincoli. Poi farete indietreggiare di una casella il contatore. Se avrete più di 6 carte in mano durante il quinto step e graveranno su di voi dei vincoli, semplicemente non perderete vincoli. Una volta che il malus verrà pagato, potrete tornare a pescare 6 carte. Arconte, tutto davvero molto interessante, ma come si vincerà una partita a Keyforge? Il primo giocatore che riuscirà a forgiare tutte e 3 le chiavi prima dell'altro vincerà l'incontro. Non esisterà vittoria per deck out, dato che una volta finito il mazzo andrete a rimescolare la pila degli scarti formando un nuovo deck pronto per essere utilizzato. Come sempre, in descrizione vi lascerò il link al regolamento ufficiale aggiornato, dove potrete trovare maggiori informazioni riguardanti questo magnifico gioco di carte. E voi, quale casata preferite tra le 11 attualmente presenti sul crogiolo? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.